Un vero successo di pubblico, ma anche una dimostrazione di vicinanza e riconoscenza all'ingegner Luigi Lucherini alla presentazione del suo libro postumo Vola Petti Rosso Vola, che si è svolta alla Fraternità dei Laici guidata dal dottor Pierluigi Rossi. Era gelosissimo di questo libro, l'ha scritto tutto da solo insieme alla Valentina Danna, che era l'allora segretaria quando era sindaco, quindi noi non sapevamo in realtà nulla. E purtroppo quando si è sentito male lui ce l'ha proprio consegnato da portare a pubblicare, quindi era praticamente finito e quindi noi non sapevamo il contenuto effettivamente. Sorpresa? Sorpresa, piacevolmente sorpresa, però conoscendo lui sinceramente era un po' quello che mi aspettavo, ecco. Poi chiaramente tante cose non le conoscevo, però effettivamente nel suo modo di pensare ce l'ho rivisto in tutte le pagine. È la cronaca di una vita, ma è una cronaca della città che è diventata storia attraverso il passaggio delle varie epoche in cui è vissuto Luigi. Noi possiamo rivivere tutti quanti la nostra città, rivedere le immagini della nostra città, riflettere sulla nostra città, ma al tempo stesso vedere l'impegno che questo uomo ha dato alla città di Arezzo. Sono arrivato a casa e ho contattato Marco e Francesca, i miei due figli. La loro risposta risultò il contrario di quanto mi sarei aspettato. La risposta salomonica fu: ha più bisogno di te la città che lo studio.